Salve a tutti ragazzi, sono V5, come vedi se nel primo video oggi siamo nuovamente su Competitive Clash Royale. Un video dietro l'altro di Competitive Clash Royale perché mi sto chiudendo in sto gioco. Comunque non so se avete notato, ho messo il TM nel nome, questo già dall'episodio scorso. O da quello scorso ancora, non mi ricordo, comunque penso da quello scorso e basta, è questo qui. Comunque raga, se vedete qualcosa di strano, se sentite l'audio un pochino migliore... Ho preso un nuovo microfono che è leggermente più professionale e si sente, diciamo, un pochino meglio, perché io ho visto il video di Super Mario, c'è Infinity 8 che mi ha detto guarda che si è sfasato l'audio da questo minuto qui. E niente, ho tirato giù due porconi e ho detto vabbè, il video ormai lo lascio così, che cazzo faccio, lo cancello, ne faccio un altro facendo finta che no, non è il mio stile, sinceramente, far finta che non ho mai giocato il gioco per... no, vaffanculo. Comunque... su Competitive Clash Royale adesso siamo messi, diciamo, meglio dell'altra volta a livello di trofei, perché ho fatto una o due partite, sono scalato. E allora qua ho toppato un pochino, vabbè. E niente, partiamo subito. Scusate ragazzi, non so che cazzo sia successo, comunque mi è esplosa una roba, comunque vabbè. E nulla, partiamo subito. Principe nero su così, proprio per vedere, diciamo, per studiare il suo mazzo, perché quando faccio così io per studiare il suo mazzo. Metto quello o il cannone a rotelle, comunque, uno dei due. O magari gli arcerini da dietro, solo che gli arcerini da dietro stavolta non ce li avevo, o sì, non lo so. Comunque sta di fatto che ho fatto quella mossa lì un po' stupida, solo per vedere appunto che mazzo c'ha lui. Boia, no, cazzo, aspettate. Non vorrei sia il mazzo boia, domatore, fulmine, torre infernale. Comunque quel mazzo di un po' bastardo che è stato nel meta un bel po' di tempo fa. Ma tanto tempo fa. Comunque lo vedo anche lo vedo in giro abbastanza spesso, quindi non mi sorprenderei se fosse quello. Non mi ricordo assolutamente se c'ha il mago elettrico quel mazzo, mi sembra di no, comunque. Non lo so, non mi ricordo. Non me lo ricordo. Mini Pekka non mi pare ce l'avesse quel mazzo lì. Però Mini Pekka e Domatore di solito si usano i mazzi meta, quindi... Vabbè, oddio, nel 2.6 di Grax il Mini Pekka non lo si usa. Vabbè. Però... diciamo che se lo sta potenziando. Vedo i suoi video che... cioè, vedevo i suoi video quando ancora li faceva di Clash Royale, lo intendo. Anche se adesso, beh, ha cominciato a ricaricare video di Clash Royale, ha fatto il comeback, come lo chiama lui. Raga, c'è il mouse in mezzo ai coglioni, non l'ho visto, scusate, non volevo. c'era il mouse in mezzo, ok. Ah, Gigante Royale, attenzione. Ok, lui è in vantaggio tantissimo. Dai, cannone a rotelle, sopravvivimi, ti prego. Bravo, bravo, cannone a rotelle, bravo. Bravo un cazzo, mi sa che non hitta. Quello al 13, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? No, no, non è possibile. Questa la vado a perdere. Minchia, già la prima la vado a perdere. E vabbè, doveva capitare prima o poi. L'altra volta non abbiamo perso assolutamente trofei. Anzi, ne abbiamo guadagnati, perché l'ultima l'ho pareggiata, vi ricordo. Ok, andiamo a difendere dal Gigante Royale così. Metto una fuorilegge che dovrebbe scattare. Non scatta, non scatta. La fuorilegge non scatta. Scatta solo quando cazzo vuole lei. Fosse stato dell'avversario avrebbe scattato, ne sono sicuro. È in vantaggio lui anche di un bel po'. Ci difendiamo dal Baby Drago così. La fornace in teoria non va giù assolutamente. Quel coso lì mi ha fatto danno ad aria. Sapete che non ho visto? Se mi ha colpito anche torre. Cioè sia il boia che la torre, non penso. Non penso perché la vedo. Si vede quando il cannone a rotelle. Il cannone a rotelle. Il principe nero hitta. Vai! Grande! La fuorilegge! Mi sa che con questa mossa mi ha regalato la partita. Perché io adesso ho un'unità libera in più. Libera in campo. Ancora viva. Mi sa che con questa mossa ci ha perso la partita. GG! L'abbiamo vinta! 5.500, vai così. Questa stagione non penso di fare le 5.600 assolutamente, ma proprio mai nella vita, però vabbè. Oh, attenzione, abbiamo anche un premio. Oh, baule magico, questa era inaspettata. Apriamo sto baule magico, va.
8 possibilità, anzi 7, perché l'oro non si conta come possibilità. Quindi 1504 di oro, 4 arcieri che mi dai i punti stellari, o l'oro extra, o i punti stellari, o entrambi, non lo so. 9 barili d'ossa che non uso, però, carini però, 3 moschettieri non li ho mai usati e mai li userò. 25 di quelli sono pieno, 28 di quelli sono buoni, mi voglio potenziare, questi qua non me ne faccio nulla. Cacciatore buono, non c'è la leggendaria, vabbè. Pazienza, eh no, mi dà solo l'oro. Niente, facciamo la prossima. Sono contro Alex, penso di essere contro un italiano perché vedo lo stemma del clan italiano. Ti dico buona fortuna se sei italiano. Sei italiano, ragazzi, gioca al pecca, perché io e tutti gli italiani che conosco nel meta giocano al pecca tutti. E qua sono stato bravissimo. Sono stato veloce e bravo. Ok. Mini pecca non ci dovrebbe teoricamente arrivare. Ok, mi distrugge lo scudo, ma comunque il principe nero ha ancora tutta la vita. Tra l'altro tankato dalla fuorilegge e adesso quel coso va giù. Perché il principe nero è forte, ha tanta vita. Tra virgolette tanta vita, perché tanta, poi così tanta vita non ha, però vabbè. Da quei cosi lì non mi difendo assolutamente, perché non mi interessa difendere, perché non ci arrivano. Butto gli arcieri da dietro, perché a quanto pare siamo in una situazione di totale pareggio. Sono passati quasi 2 minuti e ancora non ci siamo fatti. Porca vacca, e quelli? No, gli ho colpito torre centrale. Merda, errore mio, ma brutto, non un errore di quello che dice minchia. Un errore no piccolo, Questo è proprio un errore grosso. Perché adesso io col principe nero praticamente là sotto non ci riuscirò mai ad arrivare. O se ci arrivo faccio relativamente pochi hit. Anche ragazzi, il cavaliere. Se mi arrivava il cavaliere. Ci difendiamo da quel coso. Minchia, però fa danno il principe nero, mannaggia. E io sono ancora abituato al livello 12 del principe nero, quindi... Sì, sì, te è convinto con la fuorilegge, mi raccomando. Vai. Ok, benissimo, perché mi tanca quello. No, invece no, non mi tanca più. Ma tra l'altro, la torre non colpisce il cannone. Eh no, perché è sul ponte, giustamente. Cazzo. Ormai tanto gliel'ho colpita. Ok. Questa è stata una buona mossa da parte mia. Bello il coso che mi tanca. Questa giocata mi è proprio piaciuta. La fuorilegge che si bugga, però vabbè. Facciamo finta di non aver visto quel bug orribile della fuorilegge. Ok, lui cerca di distrarmi dall'altra parte, ma non ha capito che io da questa mossa detengo il copyright, perché penso di averla inventata io. Prima di me non ho visto mai nessuno farlo, non so perché, sinceramente non me lo chiedete, ma non ho mai visto nessuno splittare i danni quando si è in difficoltà. Cazzo, pensavo di tankarlo con il cavaliere, ma non ce l'ho fatta. Tanchiamoci quello col cavaliere. Quella mi arriva se non la... cioè non, se non la fermo. Quello mi arriva. Quindi devo assolutamente fermarli. Quello non mi arriva neanche al cannone. Qua ci butto gli arcieri per difendere. Ottimo! Ok! Va bene. Mettiamo il principe nero di qua. Io provo ad attaccare anche di là. No, cazzo, mi ha provveduto. Bastardo. Ha avuto un tempismo. Comunque grande Alex, fantastico. Sei molto molto forte. Sì, non usi il domatore, quindi già un passo a favore. Il cacciatore non lo usa nessuno, quindi ti stimo un botto.
Perché sto dicendo ste cose io? Perché, allora, tutti... E poi sbagliato, vabbè, sono riuscito neanche a beccarla. Se non avete ancora capito perché io sto facendo questi ragionamenti del tipo, bravo, ti stimo perché usi il cacciatore, tu non sei un nabbo, tu, eh? Allora, tutta la gente, secondo me, che usa carte, non so se l'avevo detto, mi sembra di sì, nel video, in un video l'avevo detto, che tutti, tutte le persone che usano, che ne so, il domatore, il mortaio, l'arco X, comunque quelle carte di merda lì, che girano da un botto di tempo e che non vanno mai di moda, in cui il solo scopo è far girare i coglioni all'avversario, comunque, cioè, non che bisogna saper usare quelle carte, ma bisogna solo piazzarle e vincere, è una cosa che mi dà alquanto fastidio, nel senso, cioè bisogna essere skillati per usare determinate carte in determinati mazzi, tipo la Sparky non è da tutti, quindi io stimo quelle persone che almeno provano a usare la Sparky e non continuano a usare sempre il domatore, fatti a persone puramente casuali, fatti a persone puramente casuali e niente. Comunque vi dicevo che tutte, secondo me, queste persone qui sono tutte, secondo me, dei grandissimi nabbi. Qua gli stiamo facendo un danno che, secondo me, lui qua non si riesce a difendere. Mamma mia, che partita, ragazzi, che partita. Allora, ragazzi, vedo qui 11 minuti e mezzo più o meno di registrazione. Direi che possiamo concludere qui. Grazie per le 50 comuni perché mi servivano. Allora, non so se lasciarmi le 5.600 nel prossimo episodio, ma vi dico che... Allora, o le lascerò da solo, perché sinceramente non so se me la sento di farlo in video perché è abbastanza pesante la tensione. È ancora delle battaglie, lo so, Mac, dopo le faccio. Tanto la stagione, cioè le battaglie qua finiscono tra 16 ore, stai calmo, un attimo. Allora, mi stavo dicendo che non so se pushare le 4.600, se lasciarmela a 5.000... Ce l'ho con queste 4.000. Se 5.600, perché in un video, perché il video verrebbe troppo ansiolitico, cioè diciamo che non sarei tranquillo nel registrarlo, quindi non so se lasciarmelo da solo o no. Penso comunque di sì, vi faccio vedere magari tramite un replay epico o qualcosa. E nulla, ragazzi, abbiamo fatto solo due partite, due vittorie tra l'altro, vabbè, una sconfitta qua sotto, lascio perdere. E fa niente, ragazzi. Allora, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Il prossimo video sarà di Brawl Stars. Tenete duro. Ciao, ragazzi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.